Allora, buongiorno a tutti, sono il dottor Max, mi sentite? Sì, Sì, mi bene. sentite, vero? Che vi parla da Ingusia, mi sentite? Mi Sì, sentite? mi sento Sì. ora. Adesso c'è il silenzio. Max, non si sente niente? Mi sentite? Adesso sì, di nuovo. Allora, dicevo che Zanzibar è un insieme, un arcipelago di 52 isole in cui c'è l'isola di Unguja e l'isola di Pemba. L'isola di Unguja è quella che comunemente viene chiamata Zanzibar. E anche Zanzibar è doppiamente improprio, quando si diceva da Zanzibar, viene di massima perché poi Zanzibar appunto non è l'arcipelago, Bisognerebbe dire sono stato a Stone Town è dove sono in questo momento, sono all'interno del Bed and Breakfast Shoki Shoki, alcuni che è venuto, che mi è già venuto a trovare, conosce il Bed and Breakfast, in genere è dove si veniva, no? Lo scorso anno. Adesso magari mi sono orientato più sul 27, che è il posto gestito sempre a Stone Town, il posto gestito dal Stefano Todisco, del console onorario. Però magari qualche volta verremo anche qua. Allora, oggi parliamo di oro e ho titolato l'intervento Moneta, Cripto, Oro, cosa scegliere? Mi sembra di avere cosa scegliere. E quindi, siccome abbiamo parlato l'ultime 2 volte del problema delle banche, si parla d'oro, naturalmente bisogna la moneta, l'oro è l'unica vera moneta esistente, in teoria sarebbe la moneta dei ricchi, dell'elite, anche se non ce l'hanno mai detto. E quindi lascerei la parola a dottor Manca per un breve aggiornamento sulle novità, se ci sono, per quello che riguarda le crisi delle banche, e poi magari parliamo anche oggi un po' di Bitcoin, cripto, un po' di comparazione, soprattutto concentrandoci sui numeri, perché spesso e volentieri molti autori, diciamo autori che sono anche su YouTube, parlano, ma non forniscono mai fonti certe, fonti attendibili, e non parlano mai di numeri. Quindi parlano, e io invece cerco di lavorare in maniera un attimino forse più concreta, un attimino forse anche più, diciamo, più professionale. Allora, Walter, prenditi il tempo che vuoi. Prego. Grazie mille, di nuovo buongiorno a tutti anche da parte mia. Dal punto di vista banche, dopo Silicon Valley Bank e Credit Suisse, si nota l'omertà del servizio di informazione, nel senso che nella settimana che si conclude oggi, praticamente i media non ne hanno più parlato. E questo comunque sia non mi sembra un buon segnale perché c'è una mancanza di trasparenza e come abbiamo avuto modo di vedere anche in altre occasioni, probabilmente c'è anche una volontà ben precisa di scatenare queste crisi che potrebbero essere tranquillamente il preludio del famoso Grande Reset. Detto questo, quindi niente di nuovo sotto il sole, almeno da un punto di vista ufficiale, e quindi direi che la comparazione che è prevista nel programma di oggi è una comparazione che è molto interessante, al di là del fatto che chi crede nelle criptovalute dice che il Bitcoin, ad esempio, è l'oro digitale. Ma mi sembra un raffronto abbastanza azzardato. Lì c'è una questione, per conto mio, di speculazione pura, mentre l'oro è una certezza, una solidità, che assolutamente non ha nessun paragone, che io sappia,
a livello di materie prime o di beni di valore. Detto questo, la comparazione facendola a un anno, il Bitcoin ha perso quasi il 40% nell'ultimo anno, l'oro rispetto al 29 marzo dell'anno scorso, ha guadagnato poco, circa un euro al grammo, ma ha avuto delle punte più alte ad aprile dell'anno scorso per calare poi in una variazione che comunque nel lungo periodo è sempre positiva, quindi è sempre in crescita. Adesso pare che ci sarà una forte rivalutazione a breve dell'oro, da quello che dicono gli esperti, e quindi rimane, diciamo, nella naturale storia dell'oro, questo fatto che può avere delle variazioni, ma non sono delle oscillazioni mai così grandi, così pesanti come le vediamo come le abbiamo viste adesso nel Bitcoin. Quindi, l'oro in quanto tale mantiene la sua, caratteristica di protezione del potere d'acquisto e, rivalutazione nel tempo, ovviamente nel medio-lungo periodo. Quella è l'orizzonte temporale che va tenuto presente, e quindi è sicuramente un ottimo investimento. Se posso fare un altro passaggio, magari sugli altri metalli preziosi, argento, platino e palladio, che sono quelli poi che è possibile acquistare direttamente con Aovesta, vi posso dire anche questo, che c'è l'argento che praticamente è dal 2020 che si mantiene abbastanza stabile, dopo aver fatto anche lui registrare dei picchi, soprattutto all'inizio del 2020. Adesso è abbastanza stabile, ha fatto una fase molto molto bassa all'inizio di quest'anno e adesso sta risalendo, e direi anche abbastanza bene. Il platino segue bene o male l'andamento dell'oro, e anche qui c'è stata la fase di calo a gennaio e adesso c'è la fase di ripresa. Sul palladio è un discorso completamente a parte, perché dopo un picco nel gennaio del 2022, che ha raggiunto i massimi storici, è calato per riprendersi verso fine dell'anno scorso e ricalare nuovamente, e quindi in questo momento è veramente basso, anche se sta dando anche qui i primi segni di ripresa, e praticamente ha raggiunto quest'anno, nel mese di marzo, ha raggiunto i livelli che aveva nel 2019. Quindi i margini di crescita sono veramente alti. Il palladio, lo voglio ricordare, è legato alle marmitte catalitiche delle autovetture, per cui probabilmente il calo che ha subito quest'anno è sull'onda delle decisioni prese a livello europeo, e cioè di bloccare la produzione delle autovetture a combustione interna dal 2035. Da qui al 2035 sono convinto che cambieranno tante cose e che forse qualche idea in più sull'elettrico se la faranno. Infatti stanno già pensando ai biocarburanti. Biocarburante significa comunque combustione interna. Quindi ci stanno, per conto mio, raccontando le solite frottole per l'interesse di qualcuno che ovviamente non è il cittadino. Ecco, detto questo, non so, Max, mi senti? Sì, ci sono, sì. Non so se vuoi che faccia un veloce riassunto sui servizi di Aovesta, oppure passo a te la parola. Vorrei, in linea di massima, le abbiamo già dette tante volte queste cose qui, invece vorrei che tu, in maniera abbastanza stringata, tu rispiegassi ancora di nuovo il discorso dello spread.
cerca di fare del suo D'accordo. meglio, va bene? Perché questo è un aspetto che in un certo senso abbiamo un po' trascurato e che invece rimane fondamentale, perché se il cliente poi non gli si spiega da che cosa viene fuori questo spread, si impressiona e dice no, questa è troppo cara, o questa qui, o questa là. Invece non è assolutamente il caso. E bisogna capire per bene che cosa si compra e che cos'è, da che cosa è costituito lo spread. Prego, Marco. Volentieri. Allora, lo spread è in parole povere, il margine di guadagno del commerciante di metalli preziosi, in questo caso di Aovesta. Lo spread a che cosa si riferisce? Le persone sono portate a guardare il fixing di Londra, che è la quotazione ufficiale riconosciuta a livello mondiale. Per quanto riguarda il valore dell'oro, questa quotazione viene fissata ogni giorno lavorativo, 2 volte al giorno, alle 10 di mattina e alle 15 del pomeriggio, ed è il prezzo di riferimento. Ma si tratta di un prezzo di riferimento che i grossisti non è abbastanza per chiarire di quanto è all'ingrosso questo prezzo. Praticamente è il prezzo riferito agli acquisti che vengono fatti proprio dell'oro dalle miniere, diciamo. Quindi a livello proprio di grossisti, però è un prezzo riferito ai lingotti chiamati good delivery, che sono la qualità massima e riconosciuta universalmente dell'oro. Sono lingotti che possono variare dai 10,3 kg ai 12,5 kg, generalmente sono intorno ai 12,5 kg di oro, che deve avere un titolo, cioè una purezza minima di 995 su 1000. Quindi veramente una purezza, chiamiamola da 24 carati, anche se poi in effetti l'oro fino che si acquista, di cui vengono fatti i lingotti, quelli che si comprano usualmente, è addirittura 999,9% di purezza dell'oro. Ecco perché devono essere blisterati, protetti, perché hanno una duttilità che potrebbe precluderne l'integrità. Quindi questo prezzo che viene fissato ogni giorno è un prezzo di riferimento. Aovesta, rispetto a questo prezzo, non ha un accesso diretto, perché Aovesta è commerciante, ma commerciante che si avvale delle refinerie. Area House, c'è qualcuno che ha un microfono aperto. Della Area House, e quindi li acquista già come lingotti good delivery, ma per i clienti è oro fino certificato. Quindi lo spread in che cosa consiste? Non tanto nella differenza di prezzo rispetto al fixing di Londra, che non è un prezzo al quale Aovesta può comprare, ovviamente, perché non è Aovesta il grossista, Aovesta è il commerciante. Quindi il prezzo al quale si riferisce Aovesta è il prezzo medio di mercato. Questo prezzo viene comunicato proprio dalle maggiori raffinerie e non ha una quotazione come quello per i grossisti, cioè il mercato generale fissa i prezzi ai grossisti, ma i prezzi, ad esempio, delle verdure vengono fissati proprio a una borsa, e questo è il fixing di Londra. Quindi è un prezzo di riferimento che serve a definire l'andamento del prezzo dell'oro, del prezzo medio di mercato, perché sulla base delle variazioni del fixing varierà anche il prezzo medio di mercato. Il prezzo medio di mercato, giusto per avere un riferimento concreto, adesso quello fissato venerdì, cioè ieri, comunicato ad Aovesta, al grammo è di 72,88 euro. Rispetto a questo prezzo medio di mercato, Aovesta, sulle proprie tariffe, che sono
le tre tariffe per i piani di accumulo, Smart, Business e Premium, e per la tariffa una tantum, fa uno sconto che varia dai 3 euro al grammo per la tariffa più piccola, arrivando fino ai 7 euro, che dovrebbero essere addirittura 7,50 adesso, rispetto alla tariffa Royal Class, che è la tariffa una tantum. Quindi il prezzo si basa su questi sconti, su un prezzo medio di mercato sul quale vengono applicati questi sconti. Poi, ovviamente, Aovesta deve avere un margine, e il margine, come tutti i commercianti, ce l'hanno fra il prezzo d'acquisto e il prezzo di vendita. E praticamente si ripercuote questo discorso dello spread sul prezzo di riacquisto che fa Aovesta, che ha circa questi 7 euro che vengono fatti di sconto rispetto al prezzo di mercato, al prezzo medio di mercato, e i 7 euro sono quelli di riacquisto che si tiene di margine a Ovesta, e che quindi adesso, ad esempio, con un fixing per avere sempre quel riferimento di 58,3, Aovesta acquista a 58,18, quindi questo margine è lo spread che si tiene a Aovesta per avere la propria sostenibilità aziendale, perché sennò ovviamente non ce l'avrebbe. Quindi, ritornando al discorso precedente, le persone, visto che sono tendenzialmente orientate al fixing, come se potessero acquistare l'oro a quel prezzo. In effetti non è così, al di là del fatto che poi per Aovesta c'è tutto un servizio dietro, ma il prezzo medio di mercato è quello riferito al lingottino di oro fino certificato, quindi un passaggio in più rispetto a quel lingotto da 12,5 kg, e quel prezzo viene comunicato dalle raffinerie. E attualmente, come vi ho detto, è di 72 e qualcosa, ma questa è una verifica che potete fare tranquillamente anche andando in internet e cercando lingottino, il costo al grammo di un lingottino di oro fino certificato, e vedrete che troverete prezzi parecchio più alti anche dei 72 euro al grammo. Ed è in pratica il discorso, io lo faccio spesso il paragone di quando si va in banca ad acquistare una valuta straniera, dollari. C'è un cambio anche lì ufficiale, vabbè, per le valute magari è una fluttuazione corrente, ma la banca cosa fa? Prende la valutazione del dollaro di quel giorno, aumenta il costo della sua commissione e lo vende a quel prezzo. Se il giorno dopo si rivendono i dollari in banca e, poniamo il caso, il dollaro non abbia subito variazioni di quotazione, non è che si riprendono i soldi che si sono pagati il giorno prima, assolutamente no. Ci sarà quella quotazione meno la commissione della banca. Quindi commissione che viene aggiunta al prezzo quando si acquista e viene tolta dal prezzo quando si vende, crea lo spread, ed è il margine di guadagno del commerciante, come succede per le valute, quello che fanno le banche, la stessa cosa per qualsiasi altra merce alla fine, che venga riacquistata. Ecco, credo, che così si possa spiegare abbastanza bene il discorso dello spread, della sostenibilità dell'azienda, ovviamente, ma soprattutto del fatto che Aovesta ha fatto una scelta, e cioè quella di racchiudere in questo spread praticamente il suo guadagno, perché non ci sono costi aggiuntivi che rappresentino un guadagno per Aovesta, ma in nessun tipo di operazione. Cioè, se si dà un ordine di vendita, un bonifico in entrata, la gestione del deposito, così non ha altri costi che costituiscono il guadagno di Aovesta. I costi che possono avere i clienti nel deposito di Aovesta sono legati, da un lato, al deposito, che deve essere ovviamente la
custodia viene pagata ed è assicurata al 100%, quindi c'è quello 0,08% sui piani di accumulo e 0,025% sulla Royal Class, e eventualmente i costi se ci si fa spedire il lingotto o qualche lingotto, se vuole spedito a casa, ovviamente ci sono i costi di trasporto, anche questi assicurati, che comunque, ripeto, non rappresentano un guadagno di Aovesta. Quindi tutto il guadagno di Aovesta lo ha concentrato nello spread, nel differenziale tra prezzo d'acquisto e prezzo di vendita. Ecco. Bene, Walter, benissimo, mi sentite, vero? Sì. Ecco, beh, ti ringrazio. Oltre a Prego. quello che hai detto te, vorrei aggiungere qualche cos'altro, no? E dunque, allora, andiamo di fare un esempio molto semplice. Tra volte ho fatto l'esempio delle scarpe. E quando si va a comprare delle scarpe, diciamo, si va in un negozio, diciamo che si va in un negozio normale, no? Negozio a dettaglio. Quindi noi siamo i consumatori finali, ma andando a ritroso, quindi le scarpe vengono prima prodotte dall'azienda di produzione, poi vengono vendute all'ingrosso. Questo è diciamo, il canale classico, no? Di vendita, produzione, ingrosso, dettaglio, consumatore finale. Quindi passano praticamente quattro mani. Allora, c'è da forse da fare una precisazione ulteriore riguardo a quello che ha detto il dottor Manca, ma anche a quello che ha detto nella volta scorsa, perché la volta scorsa ho considerato il fixing di Londra come un po' il prezzo all'ingrosso. In effetti non è che sia proprio un prezzo all'ingrosso, è quasi più un prezzo di produzione, anche se questo mi rendo conto che è improprio perché la produzione la fa la miniera, evidentemente. Ma perché? Perché in questo caso c'è un passaggio ulteriore, cioè abbiamo la miniera che produce l'oro, che lo vende sul mercato. E qui viene fuori il fixing di Londra, no? Il fixing di Londra, quello che si chiama, cioè il luogo nel quale 2 volte al giorno viene definito il valore dell'oro. Mi sentite, vero? Mi sentite? Sì, Sì, ecco, benissimo. benissimo. Grazie. Dopodiché, come spiegava il dottor Manca, noi abbiamo una situazione per la quale questo è un parametro di base indicativo per gli operatori che devono operare, che devo comprare oro, non per noi consumatori finali. Quindi è inutile soffermarsi sul fixing di Londra, è soltanto un valore indicativo che dobbiamo prendere per valutare se l'oro va su e va giù, se è un momento che riteniamo positivo per comprare o non riteniamo positivo per comprare. Ma basta, poi non c'entra assolutamente niente, perché il prezzo finale che noi ci possiamo aspettare è molto superiore. È un po' come se dovesse provate ad andare dal vostro gioielliere e chiedergli: mi vendi 1 grammo d'oro? Mi vendi 10 grammi d'oro? Fatela questa prova qui e vedete il prezzo che vi chiede. Vi chiederà dai 75 agli 80 euro al grammo. Capite quello che vi voglio dire? Non possiamo aspettare di comprare quindi all'ingrosso quando noi siamo i consumatori finali. Purtroppo un aspetto che ho anch'io, chiedo venia, sottovalutato, e invece è fondamentale da capire, da considerare, perché se no altrimenti si va avanti e indietro con questo prezzo dell'oro di qui, di là, di su, di giù, e si perde di vista la situazione reale. Poi c'è un altro aspetto molto importante, e qui Walter, veramente ti chiedo di ricordarlo più spesso, anche se noi non ne possiamo parlare troppo in diretta, che è quello relativo. No, 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 not here. È quello relativo a questo benedetto fondo fiduciario di cui non si può parlare. Ora, Ovest, avendo fatto questa operazione qua, cioè comprando il nostro oro, ha pensato bene, credo, di depositarlo in un trust. Non ne posso parlare troppo, quindi siccome noi abbiamo
un accordo con Auvesta, non voglio mettere me e mettere Walter e mettere tutti noi in difficoltà. Dobbiamo rispettare la parola data, però sarò contento di mandare i due allegati che io ho preparato come integrazione 1, integrazione 2, dove spiego tutto, oppure parlare direttamente con chi è interessato. Ora, questa operazione ovviamente a Ovesta costa, ma la fa Ovesta, ma la fanno le altre aziende, le altre bancometalli? No, non le fanno, quindi loro risparmiano probabilmente almeno 2 punti, perché sicuramente questi, capite bene, non è che lo danno gratis. Perché danno un passaggio di questo tipo è fondamentale per la sicurezza dell'oro, che non soltanto l'oro è assicurato, ma è anche depositato presso caveau che sono, secondo la legge internazionale, intoccabili. E questo quando voi dovete comprare dell'oro dovete chiedere all'azienda: ma io compro dell'oro da voi, va bene il prezzo, va bene tutto, ma dove me lo stoccate? Se vi dicono lo stocchiamo presso in Italia, non ci sono trust, lo dico subito al 100%. Questo ve lo dico al 100%. Non so in Europa, non so nel mondo, ci saranno sicuramente in America, ci saranno nella City di Londra, ci saranno nei paradisi fiscali, sì, avete voglia voi, ma non certamente in Italia. Anche perché per stoccare l'oro del cliente all'interno di un deposito, è necessaria un'ulteriore licenza che, per quello che hanno detto a me e che io non ho potuto verificare al 100%, non risulta essere stata rilasciata a nessun professionista del settore in questo momento in Italia. In passato io ho raccomandato, e anche lo stesso dottor Manca, abbiamo raccomandato un'azienda di Milano, la quale fa anche stoccaggio. L'ho contattata gentilmente, gli ho chiesto documentazione che loro avevano questa licenza e io non ho mai ricevuto niente. E quindi loro lo stoccano però senza autorizzazione, quindi fanno anche una cosa illegale. Mi sentite? Mi sentite? Perfettamente. Scusate, mi era prima, mi era entrata una telefonata, adesso l'ho messo in silenzio. Ecco, quindi tutti questi aspetti qui, santo Dio, vanno considerati. Un altro aspetto fondamentale, perché io lavoro con Ovest e continuo a lavorare con Ovest e credo in Ovest? Guardate che io non sono mica una persona che fa le cose così, eh. Io che quando abbiamo iniziato il discorso con Walter, insomma, ha fatto tante domande, l'ho spulciato, cioè, ecco. E perché? Perché loro sono tedeschi, va bene? Quindi loro lavorano un po' alla tedesca, lavorano un po' alla Svizzera, in certe cose le fanno a modo loro. Sappiamo che l'Europa non è all'avanguardia in quello che si chiama marketing, che poi sarebbe la mia specialità, marketing management, e quindi tendono a fare le cose sempre in maniera molto riservata. E io capisco perfettamente, perché qui capite, non dobbiamo vendere entertainment, non dobbiamo vendere scarpe, non dobbiamo vendere chewing gum, ma non è che ci si può fare sopra la pubblicità che si fa con un altro prodotto. E quindi capisco perfettamente la scelta di Ovesta. Io fossi in loro, proprio per migliorare la qualità, insomma, dell'offerta, la promozione e tutto, farei delle produzioni, soprattutto di video, di cose così così, però le farei io e non le fanno loro, poi magari le facciamo noi in futuro qua, perché no? Su autorizzazione ovviamente di Auvesta. E quindi vogliono mantenere una certa riservatezza, perché come dico io, come ho ricordato anche la volta scorsa, aprire un conto con Auvesta significa accedere in un mondo che non è il nostro mondo, eh. Noi ci si accede dalla porta di servizio, mica dalla porta principale. Anche se uno di noi compra 100.000 euro, passa comunque, o più, passa comunque dalla porta di servizio. È evidentemente un cliente importante, ma nessuno di noi può passare dalla porta principale. Dalla porta principale ci passa soltanto l'elite, i grandi industriali, i grandi ordini iniziatici, i grandi finanzieri.
politici, tutti quelli che rappresentano l'elite, stanno portando avanti adesso il nuovo ordine mondiale o grande opera. Un altro aspetto fondamentale, poi magari lascio la parola delle se ci sono delle domande, è quello relativo al servizio. Una cosa che mi è piaciuta subito di Ovesta, siccome io vengo dall'America e molte cose in America si fanno via online, no? Non si fanno neanche per telefono, si va tutto via online, te li contatti, dice sì, le vado solo online, compri tutto, che io odio queste cose, nonostante sia anche un po' il mio lavoro, le odio, perché io preferisco sempre il contatto classico diretto. Con Ovesta c'è ancora una maniera, grazie a Dio, tradizionale, c'è il dottor Walter che è sempre a disposizione e che è l'agente Ovesta in Italia. Ci sono io, se ritenete che possa darvi magari delle informazioni preliminari all'inizio, eccetera, magari prima di parlare col dottor Manca, così si facilita anche poi il suo lavoro, se no magari lo chiamate, gli fate decine e decine di domande, è meglio che mi chiamate me, ecco, in quel caso. E c'è una certa qualità di servizio, credo, no? Ecco, questo servizio di fatto non lo pagate, il mio non lo pagate, perché io non chiedo niente, la consulenza è gratis. Ovviamente Walter Manca è pagato da Ovesta, e questo va benissimo, ma anche il suo servizio è gratis, quindi pagate con Ovesta una volta soltanto, quando aprite il conto, basta. Poi dopo potete chiamarlo, che posso dire, una volta all'anno, o potete chiamarlo una volta alla settimana, lui è sempre a disposizione, io sono sempre a disposizione, non parlate con un centralino, non parlate con un'azienda che chiamate la prima volta, avete un problema, parlate con una signorina, la signorina prende nota del problema, si dice sì, ci richiami tra la settimana dopo chiamate e parlate con un'altra signorina o con un altro signorino e dovete ripetere tutta la storia sin dall'inizio, il problema è sempre lì e non riuscite mai a risolverlo, no. Qui massimo 24 ore, il problema si risolve. Ora, questo ha un valore e il valore nei servizi ha un costo. Qualora ci fosse qualcuno che avesse dei dubbi su questo, le aziende di eccellenza mirano alla soddisfazione completa del consumatore finale. Si dice soddisfazione al 100%. Io quando avevo l'azienda in America, siccome sono sempre stato un po' all'avanguardia per quello che ho potuto potevo fare io sia in Italia che in America, avevo una polizza per cui se il mio cliente firmava un contratto con me e non era soddisfatto, io gli ridavo i soldi indietro, ovviamente per la differenza dei servizi che avevo utilizzato. Io non ho mai avuto problemi in Italia, zero, soltanto qualche piccolo problema in America per motivi di salute, ma non per l'insoddisfazione del cliente, perché bisogna capire come si deve lavorare nei servizi, anche se noi siamo molto indietro in Italia in queste cose, purtroppo. In America, se lavorate con Apple, se lavorate con Chase, se lavorate con le aziende numero uno, al top, non vi voglio dire che sia un piacere, perché tante volte capita il malinteso anche con loro, però c'ho un numero io di Apple, chiamo, parlo subito con la manager e mi risolve il problema. E io non so nessuno, potrebbe dire scusi lei, dottor Max, che cosa vuole da me? Eppure sono lì disponibili perché sono state preparate per fornire un servizio in eccellenza. Quello che a Ovesta, io e il dottor Manca, stiamo cercando di fornirvi. Vorrei che veramente faceste mente locale su questo aspetto qui, perché è sicuramente un plus del servizio che noi cerchiamo di fornire. Ecco, mi fermo un attimo qui. Avete per caso delle domande? Do il benvenuto a Desa. Ciao, ti ho mandato un piccolo messaggino così almeno siamo in contatto, perché te non mi puoi scrivere. E saluto anche Cirino. Ciao Cirino, come stai? Non ci siamo più sentiti, comunque so che va tutto bene. Poi parlavo prima con Gabriele che mi diceva che ha chiesto informazioni su un'azienda di oro che io conosco, che conosciamo, e io gli ho già dato la risposta a lui, ve la ripeto, dovete sempre verificare che l'azienda sia un trust ed abbia la licenza per tenervi l'oro. Allora, l'azienda in Italia si è già detto che non è un trust e 99 su 100 questa azienda qui non è autorizzata a tenervi il vostro oro.
Quindi per trovare un minimo di serietà, per quello che posso aver capito io, o bisogna andare in Germania o bisogna andare in Svizzera. Perché purtroppo in certe cose non ci si chiappa proprio. Eh? Facciamo sempre furbini, che è una cosa che mi manda in bestia. Perché siccome quando poi stai all'estero soffri questa cosa, perché ti vedono da italiano, eh? E a me un po' mi fa girare le scatole questa cosa qui. Abbiate pazienza, sono stato 21 anni in America e l'ho patita, no? Anche perché io non sono andato a lavorare in una pizzeria, con tutto il rispetto per chi lo fa. Io sono andato a fare una cosa che non fa nessuno al mondo. E quindi naturalmente questo mi ha penalizzato molto. Fossi stato tedesco avrei avuto sicuramente più credibilità, o svizzero o svedese. Eh? Questa è l'Italia. Allora, se non ci sono domande, vi devo dire altre cosettine. Per coloro che hanno una certa quantità di soldi, tanti, tanti, e li hanno investiti in oro nel tempo e si trovano magari in una certa situazione in cui vorrebbero anche venderne un po', ci sarebbe da pagare il capital gain. Allora, io ho una soluzione legalissima che vi permette, o gli permette, comunque sia, di evitare il capital gain. Cioè, il capital gain a un certo punto sarà pagato, però dopo. Intanto si usufruisce di questa operazione che ho in mente io, ovviamente collegata con la Tanzania, e il capital gain per un certo numero di anni non si paga. Poi, a quel punto, dopo un certo numero di anni, starà al cliente, alla persona, a decidere se lo vuole pagare o se non lo vuole pagare. Perché sapete che c'è il 26% di capital gain. Questo è il primo punto. Secondo punto è che riguardo al discorso rischio, no? Si dice qual è che conviene comprare il Bitcoin, la criptomoneta. Allora, sulle cripto naturalmente c'è una tale confusione oggi che ce ne sono centinaia addirittura, credo che ne abbiano prodotte più di 2000, non sapevo nemmeno io, una cosa incredibile, e sono sbandierate quelle solite 3 o 4, pompate, 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 quelle lì hanno perso qualche cosa, ma in linea di massima reggono, altre sono crollate, avete visto quello che è successo alla FXT, che era la seconda azienda di fondi sostanzialmente, no? Dove la gente metteva i soldi per investire in cripto è fallita completamente, quelli hanno perso tutti i soldi. Quindi state attentissimi se avete cripto, Bitcoin, tutto quello che volete. Anche il Bitcoin, come vedete, ha perso 40-50%, non si sa la fine che farà nel momento in cui inseriranno il grande reset. State attentissimi a queste cose qui, perché qui con loro non perderete mai niente. Al limite perderete temporaneamente un 10-15%, ma l'anno dopo, se andate a vedere il trend storico dell'oro, l'oro è sempre andato su, è sempre andato su e andrà sempre su, perché l'oro dei ricchi è dove loro mettono i soldi, in oro. Le banche centrali, come ho letto la volta scorsa, stanno ricominciando a comprare oro, soprattutto in Asia, e se si vuole andare a un grande reset e poi gestire anche il post grande reset, ci sarà una corsa all'oro e a metalli preziosi, perché non c'è altra possibilità, altrimenti si crea un'altra moneta digitale fiat e risiamo tutti nella. Scusate, ve lo voglio dire. E invece loro, quando avranno ottenuto quello che vogliono, con la grande opera, hanno il solo interesse sarà quello di mantenere tutto il sistema stabile. Per quale ragione non ci sarà più bisogno di crisi, non ci sarà più bisogno di guerra, non ci sarà più bisogno di niente? L'hanno detto tante volte che quando finirà questo ciclo vivremo in un mondo pacifico. In un mondo pacifico nel quale noi non conteremo quasi più niente, i giovani staranno a casa senza fare niente con il sussidio che hanno richiamato Mia, hanno chiamato Mia, non so neanche perché, perché Mia è femminile e vabbè, l'hanno chiamato Mia. E saranno pagati un certo tot, sarà dato come insomma, un sussidio, no? Per stare a casa, non fare niente, ma l'importante è non rompere le scatole.
stai a casa, giochi col computer, fai le tue cose, no? Ecco, stai tranquillo così, e però poi quel sussidio lì, ricordatevi bene, non lo potete spendere né comprando quello che volete voi, o quello che vogliono loro. Potranno spenderlo soltanto comprando determinate cose in determinati negozi o linee di distribuzione online. La tendenza è questa qui. Un'altra cosa è relativa a investimenti presso banchi metalli, presso aziende, che nella realtà, nella sostanza, sono aziende finanziarie. Usano la parola gold, ce ne sono diverse, se volete ne parlo direttamente perché mi scoccia fare nomi in diretta, non mi scoccia, no? Mi chiamate e ve lo parlo, ve lo spiego. E vi vincolano i soldi dicendovi che l'oro è a disposizione se lo volete, in effetti danno interessi mensili anche abbastanza alti e quindi uno dice no, perché devo prendere l'oro? Se prendo l'oro perdo gli interessi. Ma dovete essere consapevoli che non comprate, questo non sono interessi che vengono fuori dall'oro, perché non ci sono interessi sull'oro. Sono interessi che vengono fuori dal mercato, dalla bolla finanziaria e in particolare da due, tre huge fund si chiamano, che naturalmente stanno lì a pompare e riconoscono degli interessi. Nel momento in cui salta tutto per aria, voi perdete tutto, eh? Chi ha queste polizze qui, se mette in testa, perde tutto. Allora, per chi ha queste polizze qui, ce l'ha anche un'amica che dovrebbe venire, gli ho già spiegato anche a lei, quale potrebbe essere l'idea, siccome i soldi sono vincolati e fino a fine anno non li può più prendere, di prendere gli interessi, quei pochi, tanti interessi che matura ogni mese, e di comprarci oro. Perché spesso e volentieri uno lascia gli interessi all'azienda, per prendere ancora più interessi, e questa avidità, no? Che è quella che poi caratterizza sempre gli speculatori finanziari, e alla fine poi salta tutto per aria, si perde tutto. Ma guardate che io non vi parlo mica di cose che sono sempre successe, queste cose qui a Wall Street. Quindi state molto attenti quando un'azienda vi dice: oh sì, ti do interessi, vi vincolano i soldi, non li potete prendere almeno per un anno, se alla fine dell'anno non le rinnovate, dovete pagare per uscire, mi hanno detto, una penale del 20-25%. Quindi sono vincolati sempre quei soldi che li date. Non so che procedura particolare dovete fare per uscire e per farvi dare soldi. Sono quelle cose fatte a trucco, no? Che ti sembra tutto bello, 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 bellissimo, ti vendono, chissà che cosa. Sotto naturalmente c'è il trucco, no? Quasi sempre in queste cose, sempre in queste cose. L'oro è una cosa semplicissima, si compra, si vede l'azienda, le caratteristiche, la storia, quanti anni è che è sul mercato, una cosa e quell'altra, si fa tutte le informazioni per bene, si investe e si mette in deposito, oppure si investe e ci si fa consegnare a casa. Per quello che riguarda la consegna dell'oro a casa, noi abbiamo chiuso un accordo con la Z Metalli Preziosi di Valenza. Chi è interessato, la consulenza anche in questo caso la forniamo gratis, questa è un'iniziativa mia, il dottor Manca naturalmente mi aiuta, mi dà una mano, però è un'iniziativa mia, per coloro che vogliono mettersi 10, 15, 10, insomma, diciamo da 5 fino a 10, io suggerisco, monetine di oro o placchette, insomma quelle che sono, di oro in casa, mi contatta. Ci colleghiamo sul sito dell'azienda, si definisce per bene quello che volete, io gli mando un messaggio veloce, dopodiché voi li contattate, vi mettete d'accordo con loro, se volete potete andarla a prenderla, se no ve lo mandano a casa, non ci sono problemi. Bene, questa operazione la possono fare tutti, anche Ovesta vende oro, lingottini d'oro, però in Ovesta possono comprare oro soltanto chi ha già il conto, non quelli che non ce l'hanno. La differenza è questa, è la ragione per la quale insomma l'ho dovuta fare questa cosa, perché purtroppo se non avete il conto con Ovesta, poi Ovesta non vi consegna, almeno in Italia. Bene?
Allora, vediamo un pochino se ci sono altre cose. Allora, in passato c'è stato un amico, non ricordo se era Nicolino, poi dopo ci dovevamo sentire, non mi ricordo che è successo, che mi ha fatto una domanda dicendo: ho comprato l'oro, se non mi sbaglio, l'ho depositato presso la Credit Suisse, perché era la Credit Suisse perché l'altro è l'UBS. Walter, correggimi, non so se eri in linea quella volta lì, non so se ti ricordi l'episodio. E dice, ecco, ti ricordi, no? Questo episodio qui, era la Credit Suisse. Sì, mi pare fosse proprio Credit Suisse. Ecco, ora avete visto quello che è successo alla Credit Suisse. Allora, state attenti bene a quello che vi dico, perché anche questa cosa la noto io, ma non ve la dice un esperto finanziario, non ve la dice queste cose. E io gli avevo detto: guarda, mi sembra molto strano che ti possano aver detto che questo fondo è garantito dallo Stato, perché la Credit Suisse e tutte le banche svizzere sono banche private. Anche la stessa banca svizzera è una banca privata, cosa credete? È garantita dal governo, che il governo è un amministratore, non decidono assolutamente niente. Decidono le cose semplici così che gli dicono di fare, che devono fare e basta. Quando questa conferma di questo, quando c'è stata la crisi, che poi l'UBS l'ha dovuta assorbire facendo un'operazione illegale, perché prima dovevano passare dovevano ottenere l'approvazione dell'antitrust, cosa che non c'è stato tempo di farla, e hanno creato un colosso col 52% del mercato che è illegale, perché l'antitrust è lì apposta per evitare, no, questi grandi merging. È dovuta subentrare l'UBS per salvare la Swiss Bank. In quel caso, se fosse stato garantito dal governo, dovesse intervenire il governo se ne è fregato, in un certo senso. Siccome non hanno voluto perdere la faccia, sarà intervenuto anche il governo per dire: per carità, noi siamo la Svizzera, se fallisce la seconda banca svizzera si può chiudere tutti e andare a sciare, cioè non neanche andare a sciare, insomma si può chiudere tutti, perché è chiaro che si perde completamente la faccia e la credibilità. E questo naturalmente gli amici svizzerotti non l'accetterebbero mai, sarebbe stato un disastro anche psicologico oltre che finanziario. Ricordiamoci che la Svizzera è ancora uno dei paesi che va meglio a livello mondiale, dopo la Russia c'è la Svizzera, poi c'è Taiwan, quindi non è che hanno tanta voglia di perdere la faccia. Però è intervenuta un'azienda privata, non è intervenuto lo Stato. Lo Stato sarebbe fregato. Quindi l'oro depositato in questi caveau non è garantito, arriva al punto, dallo Stato. Non so se era Nicolino che mi ha fatto questa osservazione. Io indirettamente ho confermato quello che gli ho detto allora. Non esiste nessun Stato che possa garantire una banca privata. Non esiste. La banca privata eventualmente viene salvata dalla banca centrale, che è la Central Bank, se fa parte del circuito europeo. La Svizzera è a sé ed è dovuto intervenire l'UBS. Walter, sei d'accordo su quello che ho detto o hai magari, insomma, vuoi aggiungere qualche cosa? Insomma, dimmi. No, direi proprio che il fatto che si tratti di banche private e quindi la tutela che può avere un cittadino è soltanto legata all'eventuale intervento dello Stato che le voglia salvare, ma se poi lo vuole fare o meno è un altro discorso, ma soprattutto fa capire che è una situazione di incertezza che giustifica, per conto mio, in maniera ulteriore il fatto di uscire dal sistema bancario cambiando le proprie banconote in metallo prezioso, e si esce dal sistema bancario. Per la diversificazione è comunque positivo. Sì. Quindi concordo con la valutazione tua, eh? Grazie. Allora, benissimo. Allora, ricordo anche che cerchiamo produttori, persone che hanno un background nella vendita, nella finanza, nell'assicurazione, cioè tutti coloro che hanno un minimo di esperienza, così.
di rapporto col cliente, saranno 2 o 3 anni, mi sembra, di teniamo i piedi per terra, proprio quello che riguarda veramente interessanti, sotto tutti i punti di vista. Io guardo sempre all'aspetto professionale più che l'aspetto economico, cioè di crescita mia personale in quello che faccio e di soddisfazione in quello che faccio, però anche dal punto di vista economico mi voglio sbilanciare dicendo che se uno ha un attimino di problemi nell'azienda in cui è, non è contento, eccetera, gli facciamo il training, fa tutta la formazione con me. Il materiale ormai è tutto disponibile perché ci basta studiarsi un po' il report, che potete leggere gratuitamente sul mio canale a menteaperta.net, e poi ci sono i video, ho fatto alcuni video anche, poi ci sono gli interventi fatti su Telegram, ma sono clienti, avete voglia di metterli, se uno si mette lì con un po' di pazienza bisogna formarsi, oppure parliamo, dobbiamo sempre parlare così per sentito dire o così, no, accettiamo naturalmente tutti, però che abbiano un profilo di serietà e vogliano fare un lavoro serio, non è un lavoro full time, quindi c'è remunerazione, però c'è tutto il supporto tecnico che possiamo dare e ognuno di noi ha un network, quindi anche il produttore che deve fare un certo tipo di lavoro, in teoria, poi in pratica non deve fare niente, deve soltanto incuriosire l'amico che conosce, non è un multilivello, intendiamoci, non ne voglio neanche sentire parlare. In maniera molto tranquilla dice: guarda, mi occupo di questo, ti interessa? A me è pensato in un momento particolare così, insomma, sarebbe bene, no? Diversificare comprando un po' d'oro a salvaguardia del patrimonio. Ecco, allora ti faccio parlare io con qualcuno, bla 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 bla, l'ho invitato in trasmissione, facciamo una chiacchierata a tre. Molto soft, è tutto molto soft, perché se voi pensate un attimo, io non vi ho mai venduto niente. Io non ho mai fatto. Io l'unica cosa, a dicembre mi ero reso conto che, in quel periodo lì, mi ero reso conto che era 57, 58, detto, porca miseria, questo è il momento per comprare, perché poi aumenterà di sicuro. Alcuni mi hanno seguito, quelli che erano pronti, molti non mi hanno seguito, adesso l'oro è arrivato a 64, adesso è 62,5, continuerà a salire e lo comprerete a prezzo più alto, comunque insomma, volete, scegliete quello che dovete fare, ma il prezzo non è caro, eh? Il prezzo non è caro perché nel momento in cui le banche centrali ricominceranno e hanno già ricominciato e il trend per il 2023 sarà altrettanto positivo, il prezzo aumenterà per forza. È una legge di mercato, un po' di buonsenso, l'estrazione dell'oro all'anno è quella lì. Sarà pure deciso il prezzo nella City di Londra, ma la produzione è quella. Non è che possono incrementare al 30% da un anno all'altro, non esiste. Non esiste. Anzi, per quello che vi posso dire qua io in Tanzania, sono aumentati molti costi di estrazione, per tutta una serie di ragioni legate anche ai costi dell'energia, e l'estrazione è sempre quella. Una ragione in più per cui poi l'oro costerà di più. È chiaro, no? È evidente, perché ne estraggono meno e hanno più costi e quindi lo venderanno di più. Perché poi alla fin fine coperte alla fine dell'anno, poi deve coprire tutti i costi e bisogna farci anche qualche soldo, sennò poi le famiglie vanno fuori business. Allora, via, ci sono delle domande per caso? Io in linea di massima siamo vicini al grande reset, ci stiamo avvicinando sicuramente a qualche cosa, come termine avevo previsto marzo, non io, in base a quello che hanno detto loro, marzo 2025, e bisogna vedere se in quella data lì, quella lì sarà la data del grande reset, quello che chiamano grande reset, con la sostanzialmente dell'introduzione della moneta digitale, ma nel frattempo ci sarà l'introduzione del passaporto digitale. Allora ricordo, se fosse qualcuno che vuole rimanere in Italia e che ha assolutamente bisogno di un certificato vaccino, contattare, non vi posso dire nient'altro. La soluzione per il momento ce l'ha e funziona. Ne ho fatta uno anche a un'amica che mi segue, ci segue oggi qui con noi, ovviamente non faccio il nome. Sono male?
Scusa Max, ma non ho sentito l'ultimo minuto, nel senso che si sentiva male. Dimmi. Puoi ripetere quest'ultimo minuto dopo che stavi parlando del Grid 7 dopo? L'ultimo minuto. Max non si sente? Sentite adesso? Mi sentite adesso? Mi sentite? Adesso sì. Ecco, dicevo, sembra che la data sia quella del marzo 2025, eh? Però non è detto, non so se quella lì sarà proprio la data del grande reset, sarà quindi l'annuncio dell'introduzione della moneta digitale, però nel frattempo stanno introducendo il passaporto vaccinale. Il passaporto vaccinale prevede il fatto che ognuno di voi debba essere vaccinato, punto. Se no non potete scaricare l'app. Non potete andare in banca, non potete andare a comprare il pane, non potete andare in farmacia, non potete fare un caspita di niente. Quindi io ho la soluzione in questo momento a questo problema e non aspettate l'ultimo momento, santo Dio. In Italia c'è sempre questa cosa, bisogna prevenirli i problemi, non affrontarli quando è troppo tardi. Io in questo momento questa cosa funziona. Un'amica che è all'ascolto in questo momento, non faccio il nome, l'ha fatto e non vi posso dire nient'altro. Chi è interessato mi può contattare tramite Telegram, tanto il contatto lo trovate, ce l'avete, e io vi spiego come funziona. Ma è disponibile in questo momento? Non lo so se sarà disponibile fra 2 o 3 mesi. Mi avete sentito? Sì, grazie. Se Allora poi inizierò sì, natamente. bravo, bravo. Allora, senza no, non pensate che coloro che non hanno fatto la vaccinazione anti-Covid per il Covid poi passino nel dimenticatoio. No, 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 no. Quella lì, il passaporto è collegato, vaccinale è collegato alla vaccinazione per il Covid. Poi si discuterà le prossime vaccinazioni. Ma intanto per scaricare quell'app lì senza la quale non puoi fare niente nel futuro, e io questo ve l'ho detto 3 anni fa, queste cose, forse di più, perché ho fatto anche degli interventi prima. Nel frattempo, queste cose le ho sempre un po' percepite, seguite, l'ho scritto anche nel libro. Ma non le dico io, l'hanno dette loro. C'è un allegato allegato di Aaron Russo, in cui c'è l'intervista di Aaron Russo con Nick Rockefeller. La trilogia nel formato ebook è disponibile. L'ha detto il banchiere della famiglia più importante al mondo. Non la famiglia più importante al mondo, sono i Rothschild, ma insomma, Rockefeller. Ha detto che per loro il nostro obiettivo principale è quello di microcippare tutti. Ma più chiaro di così. In Svezia lo sapete, anche la Sapienza ha iniziato la sperimentazione del microchip, che sarà collegata al grafene che vi mettono dentro e diventeremo delle piccole antennine dove ci possono controllare qualsiasi cosa si faccia. Venite qua in Tanzania, non avete nessuno di questi problemi, no scie chimiche, no grilli nella pasta, no tutte queste, scusatemi, grandissime puttanate. E stiamo vivendo in un mondo completamente fasullo, tutto finto. Qui si vive ancora una vita normale. Diciamo così, normale. Non è perfetto, il sistema, per carità di Dio, lavorare in Africa, soprattutto lavorare in maniera professionale, è impossibile. Però ci si prova, no? È sempre meglio che stare lì e pupparsi tutto l'alluminio che ti scaricano sulla testa, o no? Quindi se c'è qualcuno che mi ascolta, che è un vero imprenditore, che ha gli attributi, li ha dimostrati in Italia e ha gli attributi, non si stia a preoccupare tanto se non sa la lingua e se non sa bene bene l'inglese. Che mi venga a trovare, posso dire ci venga a trovare, perché io non sono solo, eh. Io sono affiancato
forse da due figure che sono le più importanti, una in Tanzania e una a Zanzibar. Che la soluzione per fare business vero qui si trova, è anche un momento molto favorevole. Per adesso non mi ha contattato nessuno, io sono sempre fiducioso, magari quest'anno qualcuno mi... Poi succede che tra un mesetto o due, vi dico subito, mi partiranno due o tre progetti che poi non potrò più prendere nessuno. Dico subito, probabilmente settembre, ottobre, novembre, se ce la faccio, dicembre, forse prenderò un cliente, forse uno, perché poi non posso prendere troppo lavoro, dopo vado in crisi anch'io, no? Comunque, a parte il discorso piano B e piano C, come vedete, tutte queste cose sono collegate insieme. Altre domande? Walter, mi senti, vero? Mi sentite, sì, sì, vero? Sì, sì, perfettamente. Ecco, bene, allora va bene, se non ci sono altre domande si può anche chiudere qui, abbiamo fatto un'oretta e va bene, insomma. Poi grosso modo le cose sono sempre quelle. Chi è ancora un po' indeciso, si legga il report, ve l'ho fatto apposta, io ci ho messo quasi un anno a mettere insieme quel report lì. Quel report lì è stato messo insieme grazie al libro che mi ha suggerito il dottor Manca, La guerra all'oro, è scritto da Ferdinand Lips, un banchiere svizzero deceduto nel 2011, in cui dice tantissime cose, ma poi dopo ho consultato altri 30-40 libri, perché la trilogia, io per mettere insieme la trilogia, l'ho messa insieme in un anno e qualche cosa, 1042 pagine, io presento forse 50-60 autori che non conosce nessuno in Italia, che hanno detto le stesse cose che stanno succedendo adesso, magari 30 o 40 anni fa. Ogni tanto mi sembra di essere un extraterrestre. Parlo, ma mi rendo conto che la gente non mi segue. Voi siete tra i pochi che mi seguono, fa piacere, e mi congratulo con voi, perché significa che avete una consapevolezza decisamente superiore a molti altri. Non è che vi faccio un complimento così, no, è vero. E chi mi segue, chi mi conosce un pochino meglio, naturalmente poi dopo si crea anche una certa relazione, una certa stima, e questo fa sicuramente piacere. Però purtroppo il mio codice non è per tutti, pazienza, si cerca di fare il possibile. Ecco, è arrivata anche Marisa. Marisa, buongiorno, benvenuta, ma siamo in chiusura. Se ti vuoi riascoltare l'intervento, poi sarà caricato sul canale. E poi fatemi una cortesia, cercate condividete i miei interventi, per quello che potete, con qualcuno che vedete magari che ha, insomma, già un certo livello, cerca soluzioni, in questo caso parliamo di diversificazioni, che ha proprietà e beni e che tiene tutto in banca e che si lamenta e che non c'è niente a lamentarsi. Vendi quando puoi ancora vendere, compri oro. Che lamentarsi? Che lamentarsi non serve a niente. Cosa serve lamentarsi? Ho parlato di questo atteggiamento che abbiamo noi di lamentela continua, tipico di noi latini, nell'ultimo intervento che ho fatto con Ubaldo Croce e che ho intitolato Aforismi e mentalità, in cui parla anche molto dei gesuiti. E se coloro che sono magari interessati possono vedere il video sul canale, mio canale di YouTube MM Guerrieri, scusatemi, Massimo Michele Guerrieri, e dove sono caricati anche tutti, gran parte degli interventi che ho fatto negli ultimi 2-3 anni, sono oltre 130 video. Marisa, hai per caso delle domande? Ora ti sei collegata adesso, non lo so. Io mi scuso che mi sono collegata a quest'ora. Mi chiedo scusa. In realtà va bene. Sì, avevo un paio di domande, ma sicuramente sono cose che avrai già detto.
Dimmi, ti preoccupare. Allora, volevo sapere, per quanto riguarda l'acquisto dell'oro, quant'era il costo per tenerlo poi a deposito, prima di tutto, e poi in quanto tempo eventualmente e quanto tempo prima bisognava avvisare per sbloccarlo? Allora, qui posso, credo, rispondere io. L'avevo detto prima nell'intervento, ma lo ripeto volentieri, a seconda del tipo di deposito aperto con Aovesta, se è un piano di accumulo o se è un acquisto una tantum, cioè la tariffa Royal Class, nel primo caso... Allora, piano Walter, di accumulo, una domanda tecnica per te, credo di saperla anch'io, però vai. Sì, sì. Sì, ecco, stavo giusto... dicendo che il costo per il deposito assicurato al 100% nei piani di accumulo è dello 0,08% mensile sul depositato, mentre per la Royal Class, che non prevede una gestione più complicata del deposito, è dello 0,025% sul depositato sempre mensilmente. Lo svincolo è possibile in qualsiasi momento online. Il cliente, anche parziale, può, se ha bisogno di una somma, dall'ordine di vendita e nel giro di massimo 2 giorni lavorativi ha la somma sul suo conto. Quindi questo non è collegato a nessun vincolo di tempo, c'è la massima flessibilità con Aovesta per qualsiasi tipologia di deposito. Non ci sono costi per lo svincolo? Assolutamente no. Nel bonifico ha un costo assolutamente. Attualmente ancora... Ecco, scusami Walter, se posso... Sì, prego. Ecco, Marisa, perdonami, a precisazione... Allora, vediamo di essere precisi, Walter, scusami, due cose. Intanto, sì, è corretto dire che non ci sono costi, però devo precisare che non è proprio a costo zero, Non è a costo zero. C'è una piccolissima fee che ho visto, non è nemmeno così standard, però praticamente è come se fosse il fixing di Londra. Tieni presente, è come se fosse... 0,5%, 0,4%, quindi si può, non è una vera fee, quindi si può dire che effettivamente si può dire al prezzo del fix in di Londra. Lei si sente a tratti. Poi un'altra cosa che volevo, non si sente bene, si sente a tratti. Max, non si sente niente adesso. Mi sentite meglio? Adesso sì. Allora, dicevo che il piano di accumulo è una terminologia che probabilmente hanno tradotto dal tedesco. Walter, correggimi se sbaglio. Ma non è che sia così immediata, anch'io ho detto piani di accumulo, piano di accumulo è quando uno apre un conto con Aovesta, ci sono 3 possibilità e ci mette ogni tanto dei soldi. Puoi spiegare in maniera molto semplice che tutta questa operazione è estremamente flessibile, che non bisogna versare un importo, che non bisogna, perché tante aziende lavorano anche in quella maniera lì, ti fanno firmare un contratto e te devi ogni mese, per esempio, depositare 100 euro al mese per contratto. In questo caso qui non esiste niente di questo tipo ed è tutto molto flessibile. In due parole, lo vuoi spiegare, Walter, per piacere? Certamente. Allora, i piani di accumulo di Aovesta, che in tedesco si chiamano Goldsparpläne, piani di risparmio in oro, sono assolutamente liberi nel tempo, nella durata, flessibili, perché c'è, a seconda del tipo di tariffa che ha scelto il cliente,
l'unico limite che c'è è nell'importo minimo dei vari acquisti, che è 25 euro, 50 euro e 100 euro nelle tre tariffe, quindi una cosa veramente minima, e comunque non c'è nessun obbligo. Cioè, scusami Walter, perdonami, puoi ricordare il nome delle tre tariffe, come si chiamano? Certamente, la Smart è quella con il versamento minimo di 25 euro, la Business è la tariffa con il versamento minimo di 50 euro e la Premium è la tariffa con il versamento minimo di 100 euro. E tutte le tariffe sono assolutamente flessibili, si può versare quando si vuole. Si può fare, allora l'interesse a fare un piano regolare di acquisti serve per mediare il prezzo, cioè questo è un concetto di finanza che permette di acquistare essendo svincolati dal momento, cioè se uno acquista oggi una grande quantità potrebbe avere un prezzo particolarmente vantaggioso oppure un prezzo che era in un momento di apice, per cui ci metterà più tempo per avere un profitto. Ma visto che gli investimenti in metalli preziosi non devono avere carattere speculativo, ci sta anche quello. Auvesta è partita proprio con questi piani di accumulo per permettere a chiunque, in momenti diversi e senza stare lì a guardare il prezzo, di farsi un patrimonio nel tempo. Con i metalli preziosi, e questo assolutamente senza nessun vincolo. Non c'è scadenza, non c'è durata prefissata, non ci sono criticità prefissate. I clienti hanno la massima libertà, possono interrompere, possono riprendere, hanno bisogno di soldi, vendono, per cui c'è una flessibilità in assoluto. Sì, hai finito? Sì, ecco, no, ci tenevo a chiarire questa cosa qui perché naturalmente in questo caso, mentre quando comprate e aprite un conto Royal, non c'è costo di apertura conto, quando invece optate a me piace chiamarlo piano risparmio in oro, anziché piano di accumulo, comunque chiamiamolo pure piano di accumulo. E c'è un aggio da pagare, però Auvesta, man mano che voi andate avanti con i versamenti, ve lo fa recuperare e quindi praticamente non c'è un vero costo, cioè viene poi il costo viene piano piano poi ammortizzato man mano che fate i versamenti. Questo non capita con le altre aziende, non capita con le altre aziende. Le altre aziende vi chiedono una fee per aprire, una fee al mese, una fee all'anno, una fee quando dovete fare i trasferimenti, una fee qui, una fee là. Quindi apparentemente è più conveniente, ma nella realtà alla fine dell'anno andate a spendere di più e non avete lo stesso servizio che ha Auvest. Io queste cose qui ve le dico perché mi sono documentato, eh? Se mi contattate vi dico anche come funzionano tutte le aziende, ormai grosso modo sto ancora lavorando sulla carta comparativa, sono sempre più occupato, faccio fatica perché è un lavoro difficile da fare, mi sono ripromesso che parlerò con il dottor Manca quando appena rientro, perché me la voglio finire assolutamente. L'ho promessa e la voglio consegnare. Avevo parlato di giugno e la voglio consegnare per tempo, ma è un grosso lavoro da fare perché devo praticamente contattare tutte le aziende e lo devo fare io direttamente perché non lo posso delegare a un altro, no? Perché sennò poi rischio di scrivere una cosa sbagliata e non va bene. Quindi è un lavoro difficilissimo da fare. Ci sono altre domande? Se no, va bene, possiamo chiudere, non ci sono problemi, assolutamente. Ricordo Marisa anche a te che forse non mi hai sentito, se tu avessi dei particolari problemi, sta entrando il passaporto digitale con l'obbligatorietà vaccinale, anche se non ve lo dicono, per cui poi ci saranno cittadini di primo livello e cittadini di secondo livello, quelli non vaccinati, così chiamati erroneamente Novax, che saranno trattati quasi come terroristi. E
e chi non avrà, sarà vaccinato andrà in penale, non in civile, in penale. Ve l'anticipo io, di qui a un anno e mezzo, due. E se qualcuno ha questo problema, che assolutamente lo deve fare, mi può contattare. Credo di avere la soluzione e funziona per il momento. Altre domande, Marisa? Abbiamo risposto, no, alle domande? Sì, 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 grazie. Vabbè, in questo momento no. Ma il conto Royal ha un minimo di deposito? Prego, Walter. Allora, Walter non lo vedo più, è saltato. Mi sentite? Marisa, sì. Il 25.000 euro, 25.000 euro è il minimo proprio che accettano, perché in genere sarebbe 30. Però, non ve lo dovrei dire, eccezionalmente, diciamo una volta al mese, accettano anche 20.000 euro. Però non vi ho detto niente io. Va bene. Va bene? Per maggiori informazioni io ti suggerisco di leggere il mio report che trovi sul sito menteaperta.net, la storia dell'oro, oppure di contattarmi direttamente via Telegram, adesso ti invio un messaggio, vediamo un po', no, ce l'hai già il mio contatto, non ci sono problemi, oppure di scrivermi, potete scrivermi al mio indirizzo di posta elettronica mmguerrieri@yahoo.com. Allora, abbiamo perso il dottor Manca, immagino che sia problemi di linea. E aspettiamo magari un qualche secondo, vedere se si ricollega, se no chiudiamo qui la trasmissione. Eccolo qua, Walter. Prego, Walter. Ci sei? Eccolo qua. Ecco, sì, sì, era andata via l'audio. Ho sentito la tua risposta a Pisa, ma anch'io non l'ho sentita, sul quantitativo. Per la Royal Class. Non te la dico, va bene. non la posso dire, meglio che tu non fossi collegato. Va bene, dai, okay. Ci sentiamo allora la prossima settimana, auguro un buon fine settimana a tutti, l'appuntamento per il piano B e piano C è mercoledì alle 21, abbiamo cambiato orario, si torna all'orario precedente dopo cena. E il sabato, per parlare dell'oro, dei problemi legati alla moneta, eccetera, il sabato alle 9. Buon fine settimana a tutti, grazie. Anche grazie da parte mia, buona settimana. Ciao a tutti, buona settimana. Grazie.